Ciao ragazzi, un saluto all'agente Kutremen. Sono appena finiti i sorteggi delle semifinali di Champions League. Beh, qui a quanto pare, come abbiamo visto i sorteggi, la Juve affronterà il Monaco in semifinale di Champions, dove l'andata la giocherà in Francia, al Principato di Monaco. Non mi ricordo come si chiama di preciso lo stemma, no? Comunque, la prima. La giocherà in Francia, dove mancherà appunto Kjaer per squalifica data la ammonizione che ha subito contro il Barça. Quindi la semifinale di Champions sarà Monaco-Juventus, l'andata appunto in Francia, ritorno a Torino allo Juventus Stadium. E l'altra semifinale sarà Real-Atletico, il derby appunto di Madrid. Devo dire che nessuna delle due partite sono scontate. Soprattutto la nostra non la vedo affatto scontata contro un Monaco che è la sorpresa finora di questa Champions. Monaco che in avanti ha dei giovani talenti, in particolare Mbappé, un giovane talento nero che comunque è fortissimo, è uno che corre molto, quindi dobbiamo stare assolutamente attenti. Al Monaco non dobbiamo quindi sottovalutare sta squadra, dato che in campionato diciamo prima, al momento è a pari punti col PSG, con una partita ancora da giocare, comunque in lotta per vincere la Ligue 1. Quindi ripeto, no, non è assolutamente scontata, quindi stiamo attenti, non sottovalutiamo il Monaco. Sarà dura, cioè chiunque avremmo affrontato Real o Atletico o Monaco non era affatto scontata. E neanche col Monaco sarà scontato. Quindi ragazzi dobbiamo essere concentrati, come sempre dare grinta, determinazione, giocare con convinzione. Non sottovalutiamo appunto il Monaco perché non è un caso, cioè non è un caso che è arrivato in semifinale, cioè lo ha battuto agli ottavi il City, che in Inghilterra ha perso 5-3, però comunque ha giocato una bella partita, ha fatto 3 gol appunto fuori casa, potevano essere anche 4 visto che Falcao ha sbagliato il rigore, però al ritorno ha massacrato il City vincendo un risultato di 3-1 e poi ai quarti ha battuto con quasi grande facilità il Dortmund vincendo sia in casa che fuori casa. All'andata ha vinto 3-2 a Dortmund, facendo una grande partita, e poi al ritorno lo stesso risultato che ha avuto contro il City, vincendo appunto 3-1 con grande facilità. Quindi ripeto, non sarà una partita semplice, se devo essere sincera da parte nostra, ma ripeto, chiunque avessimo affrontato in semifinale o Monaco, Real, Atletico, non sarebbe stato affatto semplice da parte nostra. Quindi bisogna stare molto attenti, perché se sottovalutiamo sono cazzi, lo dico. Non voglio portare sfiga, però dobbiamo stare attenti, dato che mancherà appunto Khedira, che comunque è un'assenza pesante al centrocampo. Quindi speriamo bene e niente. Questo è il mio commento sui sorteggi. Ripeto, il Monaco non è assolutamente da sottovalutare, perché in avanti sono veramente forti, con Mbappé, Falcao, Fabinho, quello che è, comunque sono forti, in avanti sono forti. Quindi stiamo attenti a quelli lì, a quei due o tre da non sottovalutare. Con questo, vi saluto, come sempre, nel bene e nel male, fino alla fine, forza Juventus. Scusate, al contrario, ecco qui. Fino alla fine, forza Juventus. Ripeto, stiamo attenti al Monaco. No, dobbiamo sottovalutare, capito? Calma e concentrazione. E ripeto per l'ennesima volta, non sottovalutiamo il Monaco. Sarà dura, però
dura e durissima. Chiunque avessi incontrato sarebbe stata durissima. Quindi occhio al Monaco. Ma sono fiducioso, come sempre, fino alla fine. Forza Juve. E con questo vi auguro una buona giornata a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, fate sempre clic 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 clic. E così siete iscritti al mio canale. Continuate a seguirmi. E ripeto, fino alla fine, forza Juve. Buona giornata a tutti.